Una buona serata, ben ritrovati con dentro la notizia. È stato il più devastante terremoto che il mondo e la Turchia ricordi. Dalle 2:17 ora italiana di lunedì, la Turchia e la Siria sono state colpite da un violentissimo terremoto di magnitudo 7.8. Le ultime ore il bilancio è aumentato, arrivando a 2.700 morti, ma è destinato ad aumentare. In Turchia 1.762 persone sono morte, mentre altre 1.000 hanno perso la vita nella vicina Siria. Subito dopo si sono verificate delle cosiddette scosse di assestamento molto forti, almeno 120. La più importante si è verificata alle 11:24 della mattina. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di almeno 3 metri. Questa è la rilevazione che è stata fatta dall'Istituto Geografico di Geologia e Vulcanologia. Per il presidente Doglioni, nella zona di massimo movimento è arrivato uno spostamento di almeno 3 metri. Immediata la solidarietà da parte della comunità internazionale. Primi aiuti sono arrivati dalla Repubblica Ceca, ma anche l'Europa, l'Unione Europea e la NATO sono al lavoro per cercare di arrivare nelle zone colpite dal terremoto il quanto prima possibile. Veniamo adesso al Festival di Sanremo che parte domani sera, edizione numero 73 della Kermesse Canora, che ovviamente anche noi seguiremo in collaborazione con Radio TRC, che per la prima volta è andata alla Kermesse Sanremese. Noi abbiamo effettuato questo pomeriggio una chiacchierata con il responsabile della radio locale Ovantina, Gino Sorbo, e sentiamo che cosa ci ha detto in questa corrispondenza direttamente da Sanremo. Ciao Gino, Allora, come dimmi stai? pure. Abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Dimmi pure allora, vedi, Dici sono con la tutto gra. come hai vissuto la giornata e le novità della conferenza Come? stampa. Vabbè, Mimmo, vuoi tantissimo. Ti dico soltanto che c'è stata la conferenza stampa. Eravamo tantissimi, onestamente. In più ho fatto anche delle interviste a Gianni Morandi, e altri. Comunque, l'ascolterete durante Radio TRC, nel corso della giornata, penso di stasera e al massimo di domani. Per quanto riguarda la conferenza stampa, niente, si è detto le solite cose là, che siamo contenti dello share, della cosa. Ci sono tantissimi giovani, ma non interessa la musica. L'atmosfera che hai trovato mi pare stata un'atmosfera, come si può dire, importante, soprattutto visto che per la prima volta la Radio TRC è lì a Sanremo. Sì, importante. L'unica cosa, la freddezza, Mimmo. Noi al sud siamo calorosi, qua ti accolgono, cioè, sono freddi, onestamente. Ecco, stiamo vedendo. Eccoci. Queste sono le prime immagini della conferenza stampa di questa mattina a cui Radio TRC era presente. Sì, si riesce a vedere? Sì, si vede bene Gino, si vede bene, lo stiamo vedendo. Adesso si parlava di una canzone che non ricordo quale, comunque tranquilli, faremo sentire tutta la conferenza stampa. Allora, ecco, ho tirato su anche un po' il volume. Riusciamo a sentirci. Ma non so perché, di solito sono di Sta parlando Gianni Morandi, si è notato? sì, l'ho notato, l'ho notato. Guarda, eravamo in tanti, guarda, ti faccio un giretto, eravamo tantissimi oggi, tanti, tanti, tanti. Ecco, io sottolineava al nord c'è freddezza, ma noi al sud siamo calorosi. Cerchiamo di esportare questa calorosità, evidentemente. Gino, è così. Non sono calorosi, al contrario, sono molto freddi. Noi siamo calorosi. Cioè, guarda, ti guardano con sufficienza, cioè,
Vabbè, non fa niente, noi ci adattiamo alla situazione, la prima volta per me, e vabbè, va bene lo stesso, non ci sono problemi. Si parla di tutto quello che succederà nell'arco della settimana, ecco. Tra l'altro già abbiamo saputo, e questo lo possiamo anche anticipare, che nella conferenza stampa Amadeus, che è il direttore artistico, ha annunciato la lista di chi sarà, per quanto riguarda i cantanti, a partire per prima. Abbiamo già saputo che sarà Anna Oxa, quindi la Anna Oxa, sì, Anna Oxa. e poi naturalmente tutti gli altri che verranno anche nelle prossime serate. Bene, questa è la dichiarazione, ma soprattutto la chiacchierata che abbiamo avuto con il collega e amico Gino di Radio TRC a Cerignola, che per la prima volta si trova lì, quindi anche nel corso della settimana avremo anche numerosi contributi che ci arriveranno da Sanremo. Andiamo avanti. Adesso la Commissione europea ha confermato di aver inviato una lettera al governo italiano in relazione ad una infrazione riguardante l'abbattimento e la cattura di animali selvatici anche nelle aree urbane. La norma era stata introdotta per controllare il numero di cinghiali e altre specie che da alcuni anni circolano in diverse città italiane. Nella sua lettera, l'Unione europea ha contestato le nuove disposizioni con riferimento alla loro compatibilità con le direttive Habitat ed Uccelli, ha detto una fonte della Commissione europea. Adesso anticipiamo la pagina sportiva perché siamo quasi in chiusura. Andiamo a parlare di pallavolo perché la Fenice Libera Virtus ha commesso un autosuicidio nella prima giornata di ritorno della Serie B2 femminile. Poteva arrivare anche la vittoria, ma è stata sconfitta al quinto set. Una beffa troppo brutta per essere vera e quell'occasione sprecata di chiudere la prima. Per la Fenice Libera Virtus doveva essere l'occasione per cominciare il girone di ritorno con una vittoria che l'aveva rimesso in carreggiata per la salvezza. L'Adriatica Trani se la gioca alla pari con le Ufantine, in una sfida intensa da entrambe le parti. Il primo set si chiude in vantaggi per le ospiti 26-24. Dal secondo in poi salgono di intensità le virtussine allenate da Davide Klaps, che giocano con scioltezza ed approfittando delle incertezze delle avversarie pareggiano 25-17. Poi il vantaggio 25-16 e 2-1 nel conto dei set. L'occasione per chiuderla definitivamente per Vicito e compagni c'è, ma proprio nella fase finale del quarto set, Trani con la ex Montenegro e le sue compagne ribalta tutto, portando la gara al quinto set. Combattutissimo da entrambe le parti, ma alla fine l'urlo è dell'Adriatica Trani, 3-2, 20-18 ai vantaggi. Un punticino amaro che va a avvicinare la Libera Virtus a quota 7 punti. Adesso il cammino è particolarmente complicato e la situazione comincia a farsi davvero preoccupante, nonostante comunque un doppio set condotto bene. Prossimo impegno per la Fenice Libera Virtus sarà il 12 febbraio contro la futura Teramo in trasferta. KO 3-0 dal Brancavilla. E chiudiamo con il calcio. Ecco qui il risultato finale del posticipo delle 18:30 di questa sera tra Verona e Lazio. È finita 1-1. Vantaggio biancoceleste con Pedro nel primo tempo e poi nella ripresa il pareggio di Ngonge. È cominciata da circa un quarto d'ora anche l'altra sfida che chiude le partite del lunedì tra Monza e Sampdoria. Il risultato al 12° minuto del primo tempo è di 0-0. Naturalmente poi per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo a mattina 24 live domani alle 8:30. È tutto per davvero per questa edizione del nostro giornale. Vi ringraziamo di essere stati con noi e naturalmente vi auguriamo una serena notte. A domani.